Benvenuti amici Mix Italia, siamo arrivati a Bacoli, a pochi chilometri da Napoli. Siamo nel cuore dei Campi Flegrei, una terra ricca di luce e di colori sorprendenti, ma anche ricca di mistero. Qui infatti storia, mito e leggenda si intrecciano fino a confondersi. In questo luogo così magico è nato il nostro ospite di oggi, Vincenzo Salemme, protagonista sia a cinema che a teatro di tante commedie di successo. Scopriamole insieme a lui. Vincenzo Salemme, tutti pensano che tu sia napoletano, ma in realtà non esattamente. No, perché io sono nato a Bacoli, che è in provincia di Napoli. Però il bacolese, cioè l'abitante, il cittadino di Bacoli, ci tiene molto al fatto di essere bacolese. Non solo, perché noi siamo considerati cafoni. E un cafone, sai che perché viene da fuori, un po' il paesanotto. Infatti quando sono andato al liceo, io andavo al liceo a Napoli perché mia mamma era ambiziosissima, ci teneva tanto e io ero un po' considerato un po', mi sentivo anche un po' emarginato. Ecco, tu eri un ragazzo vivace, un bambino vivace anche, no? Cresciuto per strada, no? Sì, stavo un po' libero. Allora, quando ero bambino io, parliamo degli anni 60, all'inizio degli anni 60, e Bacoli era proprio... le strade, non c'erano tante macchine, era un po' un paese, beh, è di mare, ma sembrava un paese di campagna, nel senso che tieni conto che io a giugno mi toglievo le scarpe e stavo scalzo fino a settembre. Tu a Bacoli hai vissuto i primi anni, 20 anni della tua vita, no? Che ricordi hai di quel posto? Vabbè, ho i ricordi di tutta la mia, ovviamente, infanzia e adolescenza, i miei amici sono veri, proprio quelli veri nascono quando sei ragazzino, quindi ho fatto lì le scuole elementari, andavo dalle suore, suor natalizia, suor scolastica. Tu suor dalle Silvia, suore? Io dalle suore, io combinavo, non ho idea. Quando hai capito che ti saresti avvicinato al mondo del cinema, del teatro? Io dicevo, ragazzi, io vivrò a Roma, perché Roma è la città dove si fa lo spettacolo. Organizzavo i giochi come un regista. Cioè, mi piaceva fare la capanna, dicevo, tu fai quello, mi è sempre piaciuto, mi piace proprio fare la regia della vita. Uno dei film che ti ha dato veramente tantissima popolarità è stato proprio L'amico del cuore. Oggi a Bacoli, il tuo amico del cuore chi è? L'amico del cuore di Bacoli è Fabio, il mio amico di sempre, che abbiamo fatto tutte le scuole insieme, fino quasi all'università. Siamo tuttora amici, lui è sposato con Laura, che era la mia ragazza amata. Il mio amico del cuore si fidanzò e sposò la donna che io avevo sempre amato. Siamo con Fabio, miglior amico di Vincenzo Salemme. È vero. Da quanti anni vi conoscete? 48 anni, per buona parte vissuti anche fianco a fianco, perché abbiamo fatto tutta la nostra brillante carriera scolastica a partire dall'elementare e finire al liceo insieme. Ma Vincenzo era già così vivace, divertente? Vincenzo aveva una naturale inclinazione allo scherzo divertente e anche in qualche occasione allo sfottò vero e proprio. Ma avevate già capito che poteva diventare un grande attore? Ma guarda, ci abbiamo pensato dopo, nel senso che poi ricordandoci queste performance giovanili o infantili abbiamo capito che poi che l'essenza della sua vitalità di attore probabilmente aveva radici in quegli anni. Tu però non sei nato qui a Bacoli? No, sono nato a Trieste, poi mi sono trasferito a Bacoli con la mia famiglia all'età di 6 anni. Allora Fabio, tu sei la persona giusta per dirci come si vive qui a Bacoli, perché hai scelto di rimanere qui. Qua si vive bene perché, nonostante la prossimità con la metropoli, c'è ancora una dimensione molto umana della vita quotidiana, a parte poi le bellezze del paesaggio che ognuno può vedere. Senti, ma io so, e ci ha raccontato anche Vincenzo, che tu sei sposato con la ragazza dei suoi sogni, di cui Vincenzo era innamorato da ragazzino, ma è vero? Sì, Vincenzo, dopo una prima cotta per una suora della scuola, una scuola della scuola elementare, per qualche anno è stato fidanzatino, non ufficiale ovviamente, di Laura, che attualmente è già da lungo tempo in mia moglie. Ma ce la fai conoscere? E perché no? Però bisogna attraversare il paese. Bene, anche perché Vincenzo ci ha detto qui ci sono tante cose da vedere. Allora vi consiglio di vedere la piscina Mirabilis. Era un deposito d'acqua delle navi romane, costruita sottoterra, e sono tanti pilastri scavati nella roccia. È una cattedrale vera e propria.
è impressionante questo, i rassi sono enormi, poi tutta verde di muschio, è freschissima, bellissima. Vivi a Roma ormai da 35 anni, da una vita, no? Che cosa ti manca però delle tue origini, di quel paese, di Bacoli? Il luogo non mi manca, ci torno spessissimo, ho mia mamma, i miei fratelli, mi mancano quei momenti di innocenza, quelle amicizie senza interesse. Ci sono gli amici d'infanzia che quando li vedo è come se fosse passato mezz'ora, perché questa è l'amicizia, il tempo non conta. Grazie. Laura, finalmente. Ciao, piacere. Hai comprato il pesce? Sì, sì. Stasera Fabio, polipi e affogati. Mica male. Laura, ma è vero che Vincenzo era tanto innamorato di te da piccolo? Sì, sì. Era molto innamorato ed erano il periodo dell'adolescenza. Quindi come si può essere innamorati in quel periodo? Il primo amore è sempre una cosa importante. Era carino? È abbastanza carino. Io ero più carina. Ed era molto molto intraprendente. Ah, e che era molto intraprendente. Siccome mia mamma non mi concedeva spesso di andare alle feste, allora lui, per convincere mamma a farmi venire, chiedeva il permesso a mia mamma nel momento in cui mamma stava a messa. In modo che diceva: signora, faccio la festa a casa mia, Laura può venire? Mamma, pur di toglierselo da casa, diceva sì, 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 sì. Eravate giovanissimi, dopo poco lui ha cominciato a recitare. Sì. La fortuna di Vincenzo è stata al terzo anno di liceo, quando in una commedia lui recitò e sapeva parlare perfettamente il dialetto bacolese. E fu notato anche da Edoardo, quindi da allora poi ha incominciato a fare l'attore a tutti gli effetti. Senti, ma hai qualche rimpianto di aver scelto Fabio? No, 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 no. E poi oggi è l'anniversario di matrimonio nostro. Ah, tanti auguri! Allora io quasi quasi mi autoinvito a casa vostra a pranzo. Con piacere, andiamo. Andiamo. Con piacere, andiamo. Vincenzo, tu hai avuto la fortuna di recitare nella compagnia del grande Edoardo, no? Che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha lasciato? Forse anche a vivere meglio quelle che sono le tue origini. Ma a me mi faceva ridere da morire. Io ridevo in scena continuamente, ma lui non si arrabbiava mai. Mi sembrava un nonno. Poi aveva sta voce e questi occhi, bomba, che ti gelava. Un uomo quasi immobile, perché lui soffriva di artrosi deformante, quindi non poteva poggiare i piedi. Era proprio piccolissimo, mingherlino, come cominciava a parlare. Ci pensi, mi vengono i brividi. Era maestoso in scena. E poi mi faceva ridere, perché se giocava con i bambini. Lui, per esempio, quando c'era l'applauso del pubblico, gli veniva vicino e si divertiva a dire cattive parole. Ah, aveva questa particolarità. Vabbè, sì. Come i bambini, giocava così, faceva gli scherzi, si pettinava strano per farti ridere. A Bacoli ha iniziato con le recite scolastiche, diciamo, sì, anche, no? Sì, erano delle fotografie, perché ho queste orecchie, vedi, enormi, la capi bomba. Quindi si vede nelle foto di me bambino solo, e ho gli occhi grandi. Poi si vede su Etty, sembravo. Sì. Ed ero però già portato. Tornando invece alle bellezze, no, del tuo territorio, dicevamo che tutta la penisola Flegrea è ricca di particolari siti archeologici. Ce n'è qualcuno che ci consigli nei dintorni di Bacoli? C'è la Sibilla Cumana, che era l'oracolo dei greci. Le persone andavano lì e chiedevano a questa Sibilla il futuro, come sarebbe andata. Lei faceva quella frase, ora non mi ricordo: andrai in guerra, non tornerai. Quindi il non poteva essere riferito all'andrai in guerra e non tornerai. Andrai in guerra, no, tornerai. Andrai in guerra, non tornerai, cioè morivi. Poteva significare entrambe le cose. Lei aveva questo doppio, l'ambiguità, quindi non ti diceva mai la verità. Erano i primi tarocchi della storia, in realtà. Facevi i tarocchi come fanno in televisione, che ti fregano e sembra che ti dicono la cosa giusta, ma in realtà... Qui a Cuma non si viene solo per la Sibilla, ma anche per visitare questo eccezionale sito archeologico. Paolo, dove ci troviamo adesso? Ci troviamo nel cuore dell'antica città di Cuma. Da un lato abbiamo i resti del Capitolium, dall'altro quelli delle grandiose terme del Foro. Stiamo camminando su una strada del Foro stesso, di fronte a noi abbiamo l'Acropoli e alle spalle l'arco del cosiddetto Arco Felice, monumentale porta urbica della città. A quando risale l'antica Cuma? Cuma fu fondata dai coloni greci dell'isola Eubea nel 740-30 a.C.
è una delle, la più antica e la più settentrionale delle colonie greche dell'Italia meridionale e della Sicilia. Perché è così importante? È importante perché questa città diffuse la sua organizzazione, i suoi metodi costruttivi, diffuse l'alfabeto, quello che ancora oggi noi adoperiamo. Paolo, tutto questo è molto interessante, ma l'antro della Sibilla dove sta? Vieni che te lo mostro. Andiamo. Paolo, la Sibilla, questa figura così affascinante, esiste veramente o era solo una leggenda? Allora, storicamente deve essere necessariamente esistita perché Livio afferma che il suo culto terminò nel VI secolo a.C. La sua memoria è rimasta radicata nei campi flegrei e anche questi luoghi, come le grotte e le cavità, sono il luogo dove profetizzava, invasata dal dio Apollo. Paolo, ma proprio qui viveva la Sibilla? A lungo la gente ha continuato a credere che questo fosse il luogo, ma forse il vero antro è altrove. Però le persone amano credere che la Sibilla fosse qua. Ma qui c'è ancora una Sibilla? Ma no, è una guida turistica in abito d'epoca. Ma io sono curioso, Paolo. Io voglio andare a chiedere cosa vede nel mio futuro. Sibilla? Sibilla? Quando ero ragazzo io, c'era un gioco, si faceva, si mettevano le lettere dell'alfabeto tutto in circolo, si metteva un bicchierino in mezzo, poi tutti dovevamo mettere il dito sul bicchiere, si faceva una domanda all'anima dell'aldilà e quel bicchiere si muoveva e ti rispondeva sulle lettere. Io mi inventai che ero un medium e davo ordini alle persone, ti devi far trovare, facevo una voce particolare, a mezzanotte, quindi andavamo tutti a mezzanotte a sto poveraccio che ci andava, convinto da me ad andare per esempio al cimitero, doveva fare, che era una cosa spaventosa, costringevamo sto poveraccio ad andare lì e da lì lo facevamo spaventare. Un attore già da allora, sì, insomma. Sì, sì. Ecco, a teatro adesso sei impegnato in questa divertentissima commedia che è L'astice al veleno. Ma, sì, sì. Ma Vincenzo Salemme in cucina com'è? Non sono uno chef, però mi piace cucinare. Io assaggio dei piatti, mi piace sentire che cosa c'è dentro e rifarli. Però sono bravo soprattutto nella cucina, semplice, bravo, ma me lo dico io che sono bravo. E che cosa ti porti di prodotto tipico a Roma quando torni giù? Da giù porto le salsicce che sono...